pure perché qui entro la mattina fino alla la sera, questo è il mio lavoro sempre qui. Bella sedia di pelle. L'unica cosa, ragazzi, visto che io lo adoro il ring, non vorrei che però nascesse una cosa più tipo a spottoa, questo no, voglio capire, no? Perché no. Per l'attività che faccio è per tutto, non vorrei che fosse una cosa, no. È una cosa, ti ho detto, no, perché non ho capito il senso della cosa e non te l'ho mai chiesto per, no, perché comunque senso, è nata una cosa spontanea, è una cosa, però essendo no, io avendo un'attività, quindi è una cosa chiaramente ovviamente, capito, se mi sono prestato e più mezzo ti facciamo una domanda sulla crisi, sì adesso parliamo, però visto che adori i servizi di Enrico proprio per il suo modo, no, ma chiaramente poi allora, potrebbe essere battuta, no, assolutamente no, è ovvio che non vorrei che fosse proprio la natura del servizio questa, perché sai, con l'attività che faccio e cosa diventa poi, guarda lì, soprattutto mi giro me e basta, no, ma anche me, ma più l'importante è capire che non sia proprio la natura del servizio a dire che dopo di me viene il napoletano capone del locale che vale e poi esco io dopo. L'unica cosa, cioè, per dirti, ma questo te lo dico perché, cioè, che ne so, se magari andiamo una sera in discoteca, sì, no, e vedi per esempio una bella ragazza, non significa quello che dice. No, no, ma se è stato, per dire, la battuta là, non ho chiesto di cosa dire. Ma cioè queste cose qua, vabbè, ma quello è un po'. Ma io non ho chiesto di cose in realtà, sarebbe un peccato, no, forse mi sono impegnato in tutto quello che ho fatto, poi magari una cosa. Vabbè, che... quello, vabbè, ma tanto mo lo vedi, cioè chiaramente in discoteca, cioè. No, vabbè, no, ma capisco, ma pure qui ci vuole una battuta, questa è pure discussione. Lo leggi io, ma questo te lo regalo anche perché è veloce. Senti, no, andiamo sulla questione della crisi. Sì. Ecco, cioè esiste oggi, insomma, millantano questa, siamo invasi da questa concezione della crisi. Ormai stanno in crisi pure quelli che non stanno in crisi. Allora, io facendo una piccola premessa, volevo dire che io credo, questa è una mia personalissima opinione, che era nata... Parla solo a me, sì, non ti rivolgo. Era nata l'esigenza... Aspetta, vabbè, lui il primo piano ce l'è buono? Sì, no, l'unica cosa... No, scusa, non te lo dico, non guardare me, okay. Io magari se ti faccio delle domande, aspetta. Perfetto, che ti ripete lui, e non vi accavallate, cioè nel senso finisce di parlare tu o lui e poi parlate sopra, perché sennò poi è un casino tagliare, capito? Ok. Quindi, e non guardare me, mi guarda sempre lui o... Comunque... Ritirati su quei cazzo dei canzoni, cioè stai qua. Non rompi il cazzo, vai. Allora, per quanto riguarda la crisi, io penso che era nata un'esigenza politica, una volontà politica, più che altro di togliere la sovranità al popolo. Oggi noi ci troviamo ad avere un Presidente del Consiglio e dei Ministri che non sono stati eletti dagli italiani. Questo fino a qualche anno fa era impensabile, o comunque sarebbe stato causa di una rivoluzione. Quindi come posso dire, per anestetizzare il popolo italiano e renderlo quindi accondiscendente ad una tale distorsione della democrazia, bisognava terrorizzarlo. Noi sappiamo, la storia ci insegna con l'esperienza delle dittature, che quando un popolo è terrorizzato accetta passivamente determinate cose, quindi è più facile imporre delle idee da parte di altri. E questo è stato fatto agli italiani e quindi la crisi era un anestetico indispensabile ai fini di questa operazione. Quindi è stata creata ad hoc la crisi? È stata creata ad hoc perché è stato detto agli italiani l'Italia sta fallendo, l'Europa ci manderà via. In parte possiamo dire che la crisi è stata inventata su... Per me per questo scopo politico, quello di togliere la sovranità al popolo. Come si faceva? Allora ti faccio la domanda. Perché è stata inventata la crisi?
perché per arrivare a raggiungere una partita, sì. Per me la crisi è stata inventata, capito? Sì. Per me la crisi è stata inventata per togliere la sovranità al popolo italiano. Questa era un'idea politica. Come poter realizzare un'idea politica tanto assurda? Quindi come poter fare una distorsione della democrazia in maniera così palese senza che il popolo facesse appunto una rivoluzione? Ecco, possiamo dire che per te la crisi è stata inventata per far andare al governo il governo Monti? Sì, possiamo anche dire così. Togliere la sovranità al popolo, quindi imporre una persona. Evidentemente c'è stato un diktat da altre nazioni che avevano l'esigenza di mettere delle persone loro anche a capo del governo italiano e l'hanno fatto in questo modo. Quindi ecco, possiamo dire che per Francesco la crisi inesistente è stata creata apposta per far andare al governo Monti. Se la così. Dillo te. Sì, per far andare al governo persone non scelte dal popolo. Quindi bisognava trovare qualcosa che spaventasse il popolo da renderlo passivo e presentargli poi davanti a determinate decisioni che lui si è trovato ad accettare perché spaventato da tutto quello che potevano essere le conseguenze. Perché se gli dici agli italiani tu stai fallendo, l'Europa ci sta mandando via, l'unica cosa che puoi fare è fare quello che diciamo noi e accettare le persone che ti imponiamo noi, l'italiano in una fase di paura generale ha aspettato passivamente e sta continuando a subire passivamente. Dimmi una volta che hai strafatto. No, vabbè, no, strafare non è nelle mie, nel mio costume, nelle mie abitudini. Però sicuramente è capitato in delle occasioni di aver festeggiato. Ti posso chiedere se ti sei concesso delle cose, qualche cosa, non so, una cosa che ti fa piacere dire. Che ne so, come si chiama? Il cartiz, non so, lo champagne, il cream. Come si chiamano? Non so, via. Una sera abbiamo festeggiato. No, un'occasione, quello che ti chiedevo io, cioè se ti ricordi, un'occasione di divertimento tra amici, cioè particolare, capito? E poi era interessante quella cosa che mi hai detto anche al telefono, che comunque tu ovviamente è inutile che uno, cioè, fai parte della Napoli bene, no? Della Napoli insomma. Sì. Cioè che comunque anche qui a Napoli nei weekend è tutto pieno sempre. Sì, sì, assolutamente. Sì. Cioè, questo allora, partiamo, sì. Scusa, non ti accavallare mai con me. Guarda sempre lui, mi è capitato una volta, cioè, dici una cosa che... Aspetta un attimo, 3, 2, 1, ecco. Motivalo, perché sì. È interessante dare sempre delle mie privazioni, sennò sembra una sorta di... Vai. I soldi, chi ce li aveva li continua ad avere. L'unica cosa è chi ce li ha spaventato, perché adesso a questo punto comincia a vedere questi scenari apocalittici e pensa forse un giorno non li avrò più neanche io, fammi essere oculato. Ma questa oculatezza viene solo nei periodi in cui lui è bombardato mediaticamente. Certo. Quindi quando chi ci governa vuole rincarare questa dose di anestetico per metterci paura e quindi ci bombarda, allora magari si è più oculati. Quando capitano quei periodi che appunto dicevo prima, magari di vacanza, dove si legge di meno, si guarda meno la TV, si sciolgono i freni. È un'idea nata da te all'improvviso, che tu l'hai buttata. Sì, è nata no, dalla... Allora, cioè, questo ti dimostra... Sì. 3, 2, 1, vai. Si sente un regista quando fa 3, 2, 1. Quindi... Esatto, cioè che quelli che fanno i furbi che fanno finta di non avere i soldi, ecco come agiscono, ma c'è pure l'idea dell'accattonaggio
fingo di no, c'è sta una mosca che gira, sì, è caldo. Quella peggio della zanzara. No, non è una mosca. Ascolta, c'è. C'è pure chi sfrutta questa idea della crisi per farsi pagare la roba, cioè fingendo una crisi che poi non esiste? Cioè, c'è una lira, mi paghi del ristorante così, non so, c'è questo meccanismo? Oddio, un meccanismo sicuramente che si sta, fortunatamente nella mia cerchia di amici questa è una cosa che... Cioè, vabbè, siamo tutti amici, però sicuramente esiste come prima magari... Non lo so, Umberto, mi eravate detti delle cose che volevi dire? No, soprattutto, no, io più che altro questa cosa di Monti, cioè la ridirei, ma senza nominare Monti, ti spiego anche il perché. Perché non l'ho nominato. No, non l'ha mai nominato. No, è stato un po'... Mai. Questa cosa, perché magari andiamo in onda a gennaio, ci sarà Monti fino a aprile, comunque. Cioè comunque non fare nomi proprio sì no ma fa, perché poi entriamo in par condicio, è un casino, sì, capito, cioè non vanno nominati per dire. No, mi interessa questa cosa che mi dicevi anche al telefono, no, della una vacanza diciamo, organizzato quindi da diverse persone, quindi so, amici tuoi pure senza nominarli. Basta che lo dici. No, ma tanto poi ce la dice anche Francesco che mi ha nominato questa cosa, però insomma, per capire un po' giustamente che tu magari, cioè tu c'hai pure 35 anni, hai studiato, cioè, quindi sei un po' più profondo rispetto al ragazzino che si fa influenzare, però diciamo, forse è giusto dirlo questa cosa, che si può dopo un percorso, no? Perché non è che immagino che a 20 anni pure a te, no? Diciamo che un percorso che ti ha portato a queste cose e poi nella quotidianità trovi delle discrepanze, no? Delle cose inventate, cioè giusto, utilizza sempre termini semplici. Aspetta un attimo, vai. Cioè su questa cosa qui, spiega bene quello che vi siete detti. Niente, ero stato invitato a prendere parte a questa fine settimana ed era stato fittato da diversi amici, quindi il prezzo diciamo era quanto un prezzo quasi di un biglietto aereo normale, però riempire tutto un charter per andare in vacanza in Spagna, e io non sono andato personalmente perché non ho potuto, però comunque anche il charter è stato riempito, la vacanza è stata fatta. Cioè, quindi tutti questo... quando quest'estate? Sì, quest'estate, sì. Cioè, che è successo quest'estate? C'era un charter per Ibiza, quindi per andare tutti gli amici a Ibiza, sono quei charter che si fittano alle compagnie per fare... Cioè hanno affittato un aereo da soli? Sì, diverse persone, diverse persone insieme. E quindi hanno pagato, va bene? Hanno pagato una cifra sicuramente più alta rispetto a quella che può essere un aereo. Ecco, per esempio, i tuoi amici hanno affittato un aereo privato per andare a Ibiza? Estate, sì, ecco, è capitato che ci sono, sì. Alcuni miei amici, sì, alcune persone, è capitato, amici che hanno affittato anche un aereo, ovviamente non parliamo di aver affittato un aereo. Certo. Nel senso di come si immagina, prendi un charter e lo paghi. Quindi un charter lo paghi paghi un biglietto che è sicuramente superiore a quello di un aereo normale, perché si mette insieme un tot numero di amici e si ecco, ci stanno altre cose che ti fanno capire che la crisi è inventata? Francesco, è vero che tutto questo è così? Cioè la crisi sicuramente è stata inventata? La crisi sicuramente è stata inventata? Amplificata e chiunque ha avuto il suo interesse a fare tutto questo. Però c'è pure qualche piccola fabbrica, qualche cosina che qui
qua e là chiude, no? Questo c'è, ecco, questa piccolissima cosa. Allora, io questo da imprenditore lo posso dire in prima persona. La crisi è stata qualcosa di inventato per dei precisi scopi politici. Ma chi l'ha inventata ha fatto anche in modo che si verificasse anche materialmente, perché se oggi ti faccio spaventare parlandoti di crisi e tu però nel giro di 2 o 3 anni, dopo che ti sei un attimo fermato, questa crisi non la senti e tu continui, riprendi a spendere. Invece la crisi è stata inventata per dei scopi politici e poi è stata alimentata da delle scelte politiche mirate a farti. E se uno ci crede fallisce, cioè se uno si fa condizionare da questa cosa fallisce, però se uno non si fa condizionare riesce a superarla. Se uno non si fa condizionare riesce a superarla. Io posso portare l'esempio mio, che siamo comunque un'azienda in un settore martorizzato dallo Stato e con grande difficoltà, ma ci siamo rimboccati le maniche e stiamo andando avanti. Nonostante siamo il settore più martorizzato d'Italia. Possiamo dirlo chiaramente questo concetto, che se uno non si fa condizionare dall'idea della crisi, se non vi fate condizionare dal pensare che stiamo in crisi, la crisi potete superarla. È sicuramente più facile far fronte a qualcosa senza essere condizionato da esso, quindi sicuramente. No, e questo concetto lo condividi, no? Quello che ho detto, cioè. E quello che hai detto sì, non finora. Non farti condizionare sicuramente ti aiuta a superare la crisi. Al momento in cui... Diciamolo bene, sì. se uno, per voi che ascoltate, se non vi fate condizionare dalla crisi... Assolutamente, se non vi fate condizionare dalla crisi, sicuramente la crisi non investirà anche quelle che sono le vostre aziende, la vostra vita, il vostro quotidiano. Tu sei ottimista? Sì, lo devo essere per forza. La filosofia che mi accompagna. Ecco, e quanto è importante l'ottimismo? L'ottimismo è fondamentale e questo lo dico perché se posso dare un esempio mio personale, no? Noi per esempio lavoriamo con le ASL e l'ASL del mio quartiere è l'ASL peggiore d'Europa, è stata... Oltre a questo c'è una legge solamente unica in Campania, quindi unica in Europa, che non ci permette neanche più di fare il decreto ingiuntivo per recuperare a livello giudiziario i nostri crediti. Questo che vuol dire? Perché mi riallaccio alla cosa dell'ottimismo. Un imprenditore del Nord, nella mia condizione, cioè 16 mesi che l'ASL non paga, lo Stato però vuole essere anticipato tutto, i contributi, le tasse, Equitalia, eccetera, con una legge che ti impedisce di poter andare dal giudice per ottenere i tuoi soldi, quindi una legge sull'impenalabilità che non ti permette di fare decreti ingiuntivi. Si era messo un cappio al collo e si era ucciso. E te invece? E invece noi, questo perché il discorso che faccio è napoletano, che la marcia è più che camaleontico, noi abbiamo deciso invece di rimboccarci le maniche, continuare a tenere quello che abbiamo in convenzione, quindi da fare con le ASL. Abbiamo aperto però nuovi reparti privati con delle tariffe basse accessibili a tutti per far fronte con la liquidità a quello che era. La clinica però, è tutta qua dentro? Sì. Tutta qua sopra sarà com'è? Sì, primo piano e mille metri quadri. No, spiega anche quella cosa interessante, sì. Che alla fine non ti, che poi è giusta anche, no? Che alla fine non ti può permettere manco di dire ok, perfetto, io devo avere, che ne so, 100, cioè questa cosa qua, e quindi tu hai preferito guadagnare un po' di meno da tutti, ma di avere una fascia, immagino, non lo so, correggimi, sì. Ma avere una fascia di pubblico più alta, no? Sì. Quindi per quanto riguarda appunto la mia esperienza nell'azienda, che io lavoro appunto con lo Stato, quindi mi rendo conto che siamo stati indotti proprio al fallimento, quindi la crisi non solo te la inculcano, poi fanno in modo che tu ci cada. E questo per esempio nel mio caso, noi vantiamo tantissimi crediti nei confronti dello Stato, perché nei confronti dell'ASL, nonostante ciò dobbiamo pagare le tasse, quindi non è stata fatta neanche una compensazione. Se lo Stato mi deve a me 100, io devo a lui 30,
poteva essere fatta una compensazione, invece no, noi siamo costretti a anticipare tasse, contributi, pagare tutto e non possiamo neanche rivolgerci al giudice per ottenere i nostri soldi. E cosa ancora più assurda, il decreto ingiuntivo, se io lo faccio nei confronti dell'ASL non posso pignorare perché c'è una legge che lo blocca, se il mio fornitore lo fa a me mi vengono a pignorare. Quindi praticamente è come mettere un pugile sul ring con le mani legate. Vabbè. E quindi tutto va sull'ottimismo. Là. È un po' come, non lo so, tipo un esempio magari, è un po' come fare una specie di mobbing, no? Tipo come quando tipo 5 ragazzi si mettono addosso a uno e dicono tu sei uno sfigato, tu sei un perdente, tu sei... Cioè quella alla fine, pure se non lo è, si autoconvince di questa cosa qua, no? Cioè quindi è una specie di mobbing che si sono... Questo parliamo della crisi. Della crisi, sì. Io faccio un esempio, sì. Non so, tipo 5 ragazzi dicono a uno, gli fanno la pressione, tu sei un cretino, tu sei... Cioè diciamo... che, ecco, partiamo dalla crisi e spieghiamo questo concetto, no? Perché è interessante quello che dici, cioè che è una specie di bombardamento psicologico, sì. No? Che alla fine la gente si autoconvince di una cosa che poi non è vera, capito? Cioè, spieghiamo questo concetto di mobbing. È interessante che... Aspetta. Vai. Vai. Esiste anche una forma di mobbing. Questo per quanto riguarda la crisi, sicuramente. Un mobbing psicologico. E certo, perché magari il mobbing è psicologico. Vabbè. Per quanto riguarda, sì, sicuramente c'è la difficoltà anche di mantenere vive le cose che uno ha creato, perché con questo bombardamento continuo psicologico che ti fanno si è subito portati a pensare magari di chiudere, di limitarsi a piccole cose, di cercare di avere quanto meno possibile, mentre prima un imprenditore nasceva e sperava di poter ampliarsi quanto più possibile. Oggi io lo vedo con i miei colleghi e l'ho visto anche con la mia esperienza personale, c'è una vera e propria una sorta di mobbing dove tu hai una posizione e speri di andare a una posizione inferiore. Cioè io adesso sarei più contento di avere una struttura più piccola, una struttura che ha meno pazienti, perché comunque sono stato messo nella condizione di vedere la crescita come un valore negativo, non più come un valore aggiunto. Va bene. No, l'ultima cosa è, diciamo questa cosa che tu hai studiato una teoria, no? Cioè che questa, cioè che ci sei arrivato, perché sennò sembra, cioè che è una specie di percorso che hai fatto, no? Giusto? Di cosa parliamo? Cioè, sul fatto, che ne so, della meditazione, di cioè questo per, cioè quello che ti dicevo prima, che tu a 35 anni sì. Sei diverso rispetto a 10 anni, sì. Cioè hai capito questo inghippo, questa cosa, sì. Perché comunque hai approfondito, no? Invece altre persone magari si fermano all'apparenza, capito? Cioè, non lo so se lo vuoi dire, cioè che il fatto che detto in parole povere è che tu hai approfondito alcuni concetti e quindi sei arrivato a questa teoria, cioè non è che ti sei svegliato e hai detto ah, la crisi per me non esiste, cioè che hai approfondito questi concetti, sì. Attraverso lo studio, cioè se lo vuoi dire, però mi sembra importante come concetto. Aspetta un attimo. Grazie. Via. Io ho la fortuna di parlare per esperienza, perché oggi a 35 anni, padre anche di una bambina di quasi 10, posso mettere sulla bilancia quello che è stato il mio passato, la mia gioventù passata anche in maniera molto frivola, nei locali, magari dando eccessiva importanza all'esteriorità, al mostrare più che all'essere. Fortunatamente con gli anni ho avuto la possibilità di arrivare ad una consapevolezza e quindi ad una maturità che mi ha portato invece al contrario a concentrarmi su tutto quello che è il mondo dell'invisibile, dell'essere e meno dell'apparire. Però questo oggi mi dà quella marcia in più di poter vedere le persone che oggi vedo nei locali o per la strada fare cose magari
che tutti giudicano esagerate o spropositate, e avere la possibilità comunque di entrare nei loro panni e capire che cosa, che è una fase indispensabile a volte anche nella vita di un ragazzo. Perché oggi purtroppo, e questa la colpa non è solo la nostra, ma lo vediamo anche con i media, se il modello è del ricco, bello e potente, è ovvio che un adolescente che cresce vuole entrare in una discoteca e dare un'idea di essere bello, ricco e potente, perché è l'esempio che oggi viene dato, è quello Sì. la persona a cui ispirarsi. Quindi mancando dei modelli, una volta ci si poteva ispirare magari alla politica, c'era il giovane che magari aveva la passione per la politica e si ispirava al politico di turno. Farlo oggi sarebbe ridicolo, meglio a questo punto Certo. ispirarsi a quello che fa casino in Ma discoteca, che apre certo, lo la champagne, che a formula, quello che ruba certo. i soldi pubblici. È un programma sempre. Questo qua? No, questo è proprio Iene.